alcuni punti virtuosi, il cui rispetto potrebbe essere un buon punto di partenza per ulteriori passi su situazioni, diciamo, dimenticate, di immobili negletti, abbandonati, da ristrutturare ed altre attività da riprendere. Noi abbiamo comunque presentato un ordine del giorno dove spieghiamo alcune cose su cui ci piacerebbe si ponesse attenzione, lo spiegheremo più avanti. Tra le cose, diciamo, che rileviamo con piacere in questo unico articolo di questa proposta di legge è per esempio la presenza di un piano di rilancio. Speriamo che questo piano sia, contrariamente a quanto avviene di solito, un piano di largo respiro spalmato sul futuro e che tenga conto di tutte quelle che sono poi le caratteristiche del territorio. Per quanto riguarda un'altra assunzione di questo articolo è il concerto tra le due amministrazioni proprietarie. Abbiamo numerosi casi di immobili o da altri tipi di beni che sono con amministrazione congiunta tra la regione e la provincia o tra la regione e comuni. E abbiamo presentato già alcuni atti su una di queste e auspichiamo che, appunto, laddove ci sia questa situazione, le amministrazioni riescano sempre a dialogare per trovare poi la via d'uscita migliore per il bene della cittadinanza e delle città. Inoltre poi al punto 2 di questo articolo si parla di un'evidenza pubblica e auspichiamo anche qua che questo significhi la vera meritocrazia, che poi si rifletterà inevitabilmente nell'efficacia dell'intera operazione, efficacia economica ma che soddisfi poi anche quelle che sono le domande della cittadinanza. E nella fattispecie qua si assicura anche il regolare afflusso di acqua termale. Sappiamo, insomma, che ci sono alcune criticità che sono collegate all'utilizzo delle acque termali a Viterbo, tra cui anche un discreto monopolio che è andato avanti negli anni, almeno fino al momento attuale, e ci auspichiamo che tutto ciò venga risolto e che, appunto, l'afflusso di acqua non vada solamente attraverso le direzioni di monopoli, ma possa essere garantito soprattutto per tutti i siti che sono poi pubblici, quelli di accesso gratuito ai cittadini. Per quanto riguarda sempre la meritocrazia, abbiamo presentato anche due emendamenti a riguardo, di cui uno ribadisce la necessità di operare affinché non si avvicinino tra i possibili candidati allo sviluppo di questo sito alcune persone o entità che abbiano un vago sospetto che possa essere collegato, appunto, alla criminalità organizzata. Questo è già previsto per legge, però vogliamo ribadire il concetto. E in ultimo il dispositivo finale di questo articolo che cita che tutta questa organizzazione non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Anche questo, insomma, lo accogliamo con favore, poiché va in direzione, appunto, di quelli che sono i dettami della spending review e naturalmente tutti gli sforzi fatti nella nostra mission di contenere il bilancio regionale. Grazie.